Rosalia, ma sempre chiamata in famiglia Rose Montmasson, nasce a Saint-Jorieux, nell'Alta Savoia, sul lago di Annecy, il 12 gennaio del 1825, in una famiglia di umili origini. Litiga con la famiglia e se ne va in città a lavorare come guardarobiera e stiratrice. Ah là, on y va, finalement. E lì, a Marsiglia, nel giugno del 1849, Rose, infatti, incontra il rivoluzionario Francesco Crispi. Nelle sue lettere, Crispi ricorda l'incontro con questa giovane donna dai lineamenti marcati, volitiva, bruna, dal fisico forte, che parlava il francese incerto e gutturale dell'Alta Savoia. Ah, bon là, je parle comme je parle, tu me comprends? Ça suffit. Francesco trova in lei forza emotiva, lealtà, determinazione, mentre Rose è affascinata dalla fierezza e dalla cultura del giovane giornalista. A dicembre, due giorni dopo Natale, il 27, si sposano. Hanno poco tempo, niente pubblicazioni. L'unico sacerdote che hanno trovato, che sono riusciti a trovare disposto a celebrare il matrimonio così, è un certo padre Luigi Marchetti, gesuita girovago. Arrivato a Malta da 2 giorni, sospeso dall'amministrazione dei sacramenti, chissà cosa aveva fatto. Allora, padre Marchetti fa inginocchiare i 2 ragazzi su un cuscino nella propria casa e non c'ho l'inginocchiatoio, sono appena arrivato. Bim bum bam, li dichiara marito e moglie, 4 minuti. Il giorno della partenza dei 1000, 5 maggio 1860, Rose si presenta da Giuseppe Garibaldi, pianta le gambe a terra e chiede di partecipare all'impresa. Je veux partir. Francesco insiste perché torni dai parenti. Laisse tomber, Francesco, je veux partir. Fiera, determinata. Così si mostra il generale. È lui che sempre aveva negato a tutte le altre donne il permesso di seguire i mariti e i compagni, concede a lei sola la possibilità di unirsi ai 1000. Venite dunque, se così vi piace, ma ricordatevi che vi esponete a grave rischio e pericolo e che io non posso rispondere di nulla. La spedizione dei 1000 termina col trionfale ingresso di Garibaldi e Vittorio Emanuele a Napoli. Si conclude in questo modo la fase più importante della vita di Rose. Francesco infatti intraprende la carriera politica e segue una rapida ascesa. Eletto deputato del nuovo Parlamento, partecipa alle sedute che si svolgono prima qui a Torino, poi a Firenze, quando la città diventerà capitale d'Italia. Abituata all'azione, a uno stile di vita sobrio, per non dire povero, Rose non si sente più a suo agio nei nuovi ambienti, per via della gente che Francesco deve frequentare. A Firenze è ancora garantita a Rose un po' di serenità, allietata dagli omaggi che le vengono tributati in quanto unica eroina dei 1000. La crisi esplode a Roma. Nel giugno del 1871 il Parlamento si è trasferito nella nuova capitale d'Italia, che non accoglie per niente bene Rose. Snob, classista, pervenista, altezzoso, il nuovo mondo in cui è proiettata Rose la mette in ridicolo e la isola a causa delle sue umili origini e della sua scarsa istruzione. Rose sta sfiorendo. Francesco si allontana da lei attratto da nuove ambizioni politiche. La trova, come dire, imbarazzante. Rose cerca di trattenerlo a sé, circondandolo di lusso, eccedendo fino al cattivo gusto e riempiendo la casa di animali. Cani, gatti, pappagalli, 6 scoiattoli, 1 coppia di tassi, 12 pavoni che dormivano con lei. 6 a destra e 6 a sinistra. Non so perché a me è simpatica. Nel 1878 Francesco Crispi è processato per bigamia a causa del matrimonio contratto nel frattempo con una certa Lina Barbagallo, di 20 anni più giovane di lui e di Rose. Questo matrimonio aveva provocato un grande scalpore che aveva coinvolto persino la regina Margherita di Savoia, la quale,
si era rifiutata pubblicamente di stringere la mano al bigamo ministro Crispi. Altri tempi. Rose deve così subire un'incredibile umiliazione. Francesco vince la causa dimostrando che il matrimonio celebrato a Malta è solo un simulacro, con numerosi errori di procedura, senza alcun valore legale e neppure affettivo, in quanto messo in scena solo per accontentare quella donna. Impassibile, Rosa assiste silenziosamente alla propria disfatta. Dopo il ripudio scompare nell'ombra. Mai una sola parola sarà da lei pronunciata contro di lui. Rose, se sa essere fedele e coerente alle sue idee, lo è anche nei confronti dell'amore della sua vita. Sceglie il silenzio. Il suo Francesco, che tanto ingrato si è mostrato nei suoi confronti e che lei tuttavia non smetterà mai di amare, muore nel 1901. Rose muore a 81 anni, il 10 novembre 1904, in povertà. Quella povertà che aveva sempre affrontato fiera e coraggiosa. Viene sepolta al cimitero monumentale di Roma con una modesta lapide, vestita della sua amatissima camicia rossa, su cui sono appuntate le sue medaglie. Sulla lapide c'è scritto per intero il suo nome: Rosalia Momasson Crispi.